Sei come Zamparini, come presidente No, vulcanico, no? no, siamo fermi a due solo noi. Due solo cose, Solo due due allenatori. allenatori Se no, cambiati. parlavo giocatori, via, vai, ne hai cambiati parecchie. Volte bisogna sempre dare delle motivazioni nuove, quindi bisogna cambiare per avere più stimoli, no? Ah beh, no, sicuramente No, sono ma andato poi. no, avevamo dei problemi. A me piacerebbe andare, iniziare con una rosa e sono convinto che se una rosa va fino alla fine, e l'esempio te lo dà la Juve, nel calcio del mercato è rimasta ferma. Se tu scegli una rosa e la indovini all'inizio stagione, penso che andare fino alla fine con la stessa rosa sia positivo. Purtroppo a volte bisogna fare dei cambiamenti perché ci si accorge strada facendo che qualche sbaglio si può fare. Hai detto, io ho vinto tanto nel calcio a 5, no? Hai vinto scudetti, Coppa Italia, Supercoppa. Supercoppa, cioè hai vinto, hai detto basta, mi sono Manca la stancato, Champions. manca la Champions, però sei arrivato in finale, Sì. giusto, vedi che ricordo, e hai detto basta, sono stanco di vincerli, adesso tutti i miei soldi li metto nel calcio a 11. Beh, ti ha detto prima che non ci si stanca mai di vincere, quindi si potrebbe vincere ancora, Sì, ho sia nel calcio capito. 5 che nel No, ho calcio detto. 11. E noi a San Martino abbiamo intrapreso un progetto, una piccola polisportiva, dove se ci fossero le possibilità di portare avanti entrambi gli sport, anche magari allargati ad altre discipline. San Martino di Lupari ha 33 discipline. Il sogno, una bella possibilità sarebbe di riuscire a portare in alto magari più discipline. Comunque mi rendo conto che è una situazione molto difficile perché alla fine tenere a bada più discipline, più società non è facile da gestire. Quindi penso che sia nel prossimo futuro da decidere su quale delle discipline, su quale disciplina puntare. Certo che il calcio 11 è una bella sfida. Quest'anno siamo partiti un po' in sordina sia col calcio a 5 che col calcio a 11. Non siamo Prego. partiti molto bene nel girone d'andata, poi abbiamo posto dei rimedi sia nel calcio a 5 che nel calcio a 11. Ma è una sfida e credo che quest'anno noi dobbiamo mettere le basi per lavorare in un prossimo futuro e toglierci qualche soddisfazione. Il nostro progetto è un progetto triennale dove in 3 anni vorremmo raggiungere sicuramente una categoria superiore. E credo che le basi che stiamo mettendo quest'anno siano importanti perché abbiamo costruito una società nuova, abbiamo 680 ragazzi che giocano in due settori giovanili, uno a San Martino e uno a Padova. Cominciamo Prossimo campionato fare la squadra per vincere. adesso a parlare del prossimo campionato. Cioè, organizzi e crei, ma farai la squadra per tentare di salire già dall'anno 21. Sempre per vincere bisogna fare quello che si fa. Quest'anno purtroppo, come dicevo prima, lavoriamo per vincere l'anno prossimo. Comunque, alla fine credo che ci voglia un anno Di di transizione. Adesso è il primo anno transizione. che lo fai e già stai facendo bene. Io di fatto